Ok, continuiamo a vedere le tecniche di scomposizione dei polinomi in fattori. E abbiamo visto la prima tecnica, quella del raccoglimento totale, poi si passa a quello parziale, poi ci sono i prodotti notevoli. Fatemeli riassumere. Abbiamo visto in sostanza la differenza di quadrati. Se ho due grandezze, entrambe quadrati, con una di un segno e una di un altro segno, quindi ho una differenza di quadrati, questa si scompone nella differenza per la somma delle due stesse grandezze. E questo l'abbiamo visto anche la volta scorsa. Oggi vedremo il prodotto notevole successivo, che è il quadrato del binomio, cioè se ho A alla seconda più due volte AB più B alla seconda, questo è il quadrato di A più B. Se il doppio prodotto cambia segno, cioè anziché avere più o meno, che cioè A alla seconda meno 2AB più B alla seconda, allora questo è il quadrato di A meno B o di B meno A, se preferite. D'accordo? Poi avevamo visto il quadrato del trinomio, A alla seconda più B alla seconda più C alla seconda, più due volte AB più due volte AC più due volte BC, questo è il quadrato di A più B più C, tenendo conto che nella parentesi i segni più e meno dipendono dai doppi prodotti, sono questi che mi dicono se qua vanno va più o va meno. Okay? Poi c'è il cubo del binomio, A alla terza più 3A alla seconda B più 3AB alla seconda più B alla terza, questo è il cubo di A più B. Questo diventa il cubo di A, scusate, questo non c'è un uguale, allora, diventa il cubo di A meno B, se cambiano segno le potenze dispari di B, quindi qui c'è A alla terza, qui c'è meno 3A alla seconda B, più 3AB alla seconda, meno B alla terza. Ok, poi abbiamo visto anche due prodotti notevoli nuovi, che erano la differenza di cubi, A alla terza meno B alla terza, che si scompone in A meno B per A alla seconda più AB più B alla seconda, oppure la somma di cubi, A alla terza più B alla terza, che si scompone in A più B alla seconda meno AB più B alla seconda. Ok? Cominciamo col vedere subito il primo esempio. Immaginate di scomporre A alla seconda meno 6A più 9. Questo è un trinomio di secondo grado in A. Nell'elenco che abbiamo appena visto, e non ha fattori comuni, essendo una terna, non può essere scomposto in modo parziale. L'unico prodotto notevole che ha un trinomio è il quadrato del binomio, quindi dobbiamo vedere se questo può corrispondere al quadrato di un binomio. Allora, A alla seconda è il quadrato di A, 9 è il quadrato di 3, poi ho meno 6 che posso scriverlo come 2 per 3 per A, A minuscolo, scusate, quindi qui ho il primo fattore, qui ho il secondo e ho il doppio prodotto. Quindi questo posso interpretarlo come A meno 3, la seconda. Il meno viene da qua. Questo meno viene dal doppio prodotto. Ok, attenzione. Tutto chiaro fin qui. Attenzione, non è sempre detto che un trinomio sia scomponibile, dimmi. Certo, può anche 3 meno A alla seconda, certo. In quadrato il segno viene cancellato, basta che sia la differenza però. Immaginate di scomporre x alla seconda più 4x più 16.
anche questo è un trinomio, si presenta con due quadrati, x alla seconda è il quadrato di x, 16 è il quadrato di 4, ma qui dovrei avere più due volte il primo x per il secondo, che è 4, quindi dovrei avere 8x, ma qui ho solo 4, non è il doppio prodotto. Quindi questo trinomio non è il quadrato di un binomio. E in effetti non posso scomporlo. Prego. Però in questo caso si potrebbe spostare di posizione più 4x con più 16 e quindi diventa una somma di quadrati. Che non si scompone. Ok? Bisogna controllare che ci sono tutti e tre i termini, i due quadrati e il doppio prodotto, altrimenti non è quadrato di un binomio. Vediamo un altro esempio. Vediamo questo, un nono. X alla quarta, y alla quarta, meno x alla seconda, y alla seconda, più 9 quarti. Qui abbiamo il quadrato, il primo termine è il quadrato di un terzo, x alla seconda, y alla seconda. Poi ho 9 quarti che è il quadrato di 3 mezzi. Poi dovrei avere, qui ho il segno meno, ok, ci metteniamo il meno, due volte il primo termine che è un terzo x alla seconda, y alla seconda, per il secondo, 3 mezzi. In effetti qui abbiamo le due che si semplificano con questo 2, 3 che si semplificano con 3, ci rimane x alla seconda, y alla seconda, che è proprio questa. Quindi questo è un quadrato del binomio un terzo x alla seconda, y alla seconda, meno 3 mezzi. Ok? Ci sono domande? Attenzione, potrei avere quadrati, cioè potrei avere polinomi che si scompongono usando una combinazione di prodotti notevoli, non solo uno. Per esempio, vediamo questo: a alla seconda meno 4a più 4 meno 9b alla seconda. Qui ho quattro termini. E i quadrati sono 3, c'è a alla seconda, c'è 4 e c'è 9b alla seconda. I primi tre termini sono in realtà il quadrato di un binomio, perché ho a, il quadrato di a, il quadrato di 2 e il doppio prodotto tra a e 2. Quindi questo, i primi tre termini, formano a meno 2 tutta la seconda. Quindi questo quadrinomio posso scriverlo come a meno 2 la seconda meno 9b la seconda, che adesso diventa una differenza di quadrati. 9b la seconda è il quadrato di 3b. Quindi è un prodotto notevole del primo tipo che abbiamo visto, cioè la differenza di quadrati a alla seconda meno b alla seconda. Di conseguenza lo scompongo come, mi diventa, ripeto, del tipo a alla seconda meno b alla seconda, questa parte diventa a grande, questa è il quadrato di 3b e questo diventa b grande. Quindi diventa a meno 2 più 3b per a meno 2 meno 3b.
E questo conclude la scomposizione perché le due parenti non sono ulteriormente scomponibili. Dimmi. Perché Perché 9b alla seconda è il quadrato di 3b. E la differenza di quadrati la scomponi come la somma per la differenza. Qui i quadrati non ci sono più. Qui dentro, nelle due parentesi, c'è a e b, non a la seconda e b alla seconda. Facciamo ancora quest'altro esercizio. Immaginate di scomporre questo. 9x alla seconda più y alla seconda meno a alla seconda meno 6xy meno 8a meno 16. Qui abbiamo 6 termini, di cui alcuni sono quadrati, altri no. Sono quadrati 9x alla seconda, y alla seconda e meno alla seconda, a parte il segno meno davanti. Essendoci 6 termini, probabilmente ci sono dentro 2 quadrati. Come faccio a identificarli? Beh, quello che mi importa, cioè il punto chiave, il punto più debole della catena, è il doppio prodotto. Quali potrebbero essere i doppi prodotti? Beh, uno potrebbe essere meno 6x, meno 6xy. Ma questo è il doppio prodotto che coinvolge quali termini? Beh, sicuramente quello che contiene la x e quello che contiene la y, quindi il 9x alla seconda e l'y alla seconda. E poi mi rimangono per esclusione a alla seconda meno 8a e meno 16. Quindi proviamo a raggruppare il quadrinomio in questo modo. 9x alla seconda più y alla seconda meno 6xy e poi raccolgo meno. Meno alla seconda, meno 8a, meno 16. E qui ottengo che 9x alla seconda è il quadrato di 3x. Y alla seconda è il quadrato di y. E meno 6xy è meno 2 per 3x per y. Quindi questi termini formano il quadrato di 3x meno y alla seconda. Qui invece posso mettere in evidenza un meno, o meno a alla seconda più 8a più 16. A alla seconda è il quadrato di a, 16 è il quadrato di 4, scusate, ecco, e 8a è 2 per a per 4. Quindi questo è il quadrato di a più 4, la seconda, quel meno davanti. Di conseguenza il nostro polinomio possiamo scriverlo come 3x meno y tutto la seconda meno a più 4 alla seconda. Ma questa è la differenza di quadrati, del tipo a alla seconda meno b alla seconda, quindi questo lo identifico con A e questo è il nostro B. Quindi alla fine ho la loro differenza, 3x meno y meno A più 4, per la loro somma, 3x meno y più A più 4. Qui possiamo togliere le parentesi tonde e viene 3x meno y meno A meno 4. Questo meno cambia segno sia da che a 4, 3x meno y più a più 4. E qui non si può più scomporre avanti. Ok? Prego. Allora, qui abbiamo 6 termini, d'accordo? Con 6 termini potrebbe essere il quadrato di un trinomio,
bisogna vedere i doppi prodotti. Più probabilmente, visto che davanti al un quadrato c'è un meno, scusate, volevo solo, ecco, è probabile che sia riconducibile a una differenza di quadrati. Avendo 6 termini, probabilmente ho due coppie da 3 termini che possono formare dei quadrati. Devo vedere se è così. Affinché ci siano i due quadrati, devo avere i doppi prodotti. Quali potrebbero essere i doppi prodotti? Beh, il 6xy e l'8a. Il primo coinvolge la x e la y, quindi sarà il doppio prodotto tra ciò che, di cui 9x alla seconda è il quadrato e ciò di cui y alla seconda è il quadrato, cioè di 3x e di y. Quindi raggruppo e metto insieme 9x alla seconda e y alla seconda è meno 6y, e questo vedo che è il quadrato di 3x meno y. Poi mi rimangono meno alla seconda meno 8a meno 16, tutti hanno in comune il meno, quindi il meno lo scrivo una volta sola a fattore comune. E la parentesi a alla seconda più 8a più 16, a alla seconda è il quadrato di a, 16 è il quadrato di 4 e 8a è il doppio prodotto tra a e 4. Quindi anche questo funziona, ho i tre termini di un tipico quadrato di un binomio. Quale binomio? A più 4. Quindi i nostri sei termini, il nostro polinomio da sei termini, non è altro che la differenza tra il quadrato di 3x meno y meno il quadrato di a più 4. Ma non posso fermarmi qui perché questa è una differenza di quadrati. E quindi la scompongo come la somma dei primi due termini per la differenza. Qui ho scritto la differenza per prima, non fa niente. Mi premo il primo termine, il nostro a coincide con a meno 3x meno y. Eccolo qui, meno il secondo termine che è a più 4 per il primo termine più il secondo. Questa espressione è interpretabile in termini di a alla seconda meno b alla seconda, a patto che a grande sia 3x meno y e b grande sia a più 4. Dimmi. Non ho capito. Dalla alla seconda meno di alla seconda per non Ma è così incompleto, perché questa differenza è scomponibile ulteriormente in fattori, a parte che questo non è scomposto in fattori perché è una differenza. Se ti fermi qui non è scomposto. La scomposizione è incompleta, è inefficace. È scomposto in fattori se hai fattori. Qui abbiamo due fattori, uno è il secondo. Qui non ci sono fattori, ci sono due addendi. Hai fatto un passo avanti nella scomposizione, ma non è completata. Qui invece utilizzo il fatto che ho, se avessi una somma di quadrati non potrei fare altro, d'accordo, ma la differenza posso scomporla. E ottengo il prodotto tra queste due parentesi. Qui sì non posso più fare altro, perché dentro le parentesi ho tutti i termini che non sono più scomponibili. Tutti hanno MCD uguale a 1 e non ci sono altri raggruppamenti da poter fare per poter scomporre ancora. E quindi la scomposizione è completata. Ok? Vediamo se riusciamo a trovarne un altro. Esempio. Per esempio questo qui. Ecco. Proviamo questo. Vediamo ad esempio. Eccolo qui. A alla 2x più 6a alla x più 9 meno b alla 2x. Qui attenzione, ho x a esponente.
Okay. Qui ho quattro termini. Il primo termine, questo è il quadrato di a alla x. Ricordate, la potenza di potenza moltiplico gli esponenti. 9 è il quadrato di 3. E 6ax è il doppio prodotto di a alla x per 3. Quindi i primi tre termini sono il quadrato di a alla x più 3. Perché la somma? Perché 6 ha segno positivo. Quindi il nostro quadrinomio è scomponibile come a alla x più 3 alla seconda meno b alla 2x. Ma b alla 2x è il quadrato di b alla x. E quindi questa è una differenza di quadrati che possiamo scomporre come a alla x più 3 più b alla x per a alla x più 3 meno b alla x. E qui non posso più scomporre ulteriormente. Ok? Ci sono domande? Quanto tempo ci resta? Facciamo ancora uno. Andiamo per esempio. Ecco, questo. Lo avevamo già fatto. Proviamo x alla seconda più y alla seconda meno z alla seconda meno w alla seconda meno 2xy più 2zw. Anche qui ho sei termini. Ho i due doppi prodotti. 2xy che coinvolge quindi xy e y alla seconda. E poi ho 2yzw che coinvolgerà gli altri due. Quindi raggruppiamo l'esanomio in questo modo. Lo riscrivo proprio x alla seconda più y alla seconda. Poi metto meno 2xy. Poi meno z alla seconda meno w alla seconda più 2zw. I primi tre termini sono il quadrato di x meno y. Poi gli altri tre, i quadrati sono negativi, quindi posso raccogliere un meno, e ho z quadro più w quadro meno 2zw, e questa parentesi mi dà z meno w alla seconda. Quindi è una differenza di quadrati, x meno y alla seconda meno z meno w alla seconda. Anche qui quindi la scompongo facendo la somma x meno y più z più meno w, scusate, ecco, per x meno y meno z meno w. Togliamo le parentesi tonde, x meno y più z meno w per x meno y meno z più w. E questa è la nostra scomposizione, altro non possiamo fare. Quindi, attenzione, il messaggio è questo, spesse volte devo utilizzare una combinazione di prodotti notevoli, non uno solo. D'accordo? Se no uno è incastonato dentro l'altro. Bene, gli altri sono abbastanza simili. Proviamo ancora questo, l'ultimo. Un quarto meno m alla seconda più 6mn meno 9n alla seconda. In questo caso ho m alla seconda che però davanti è un meno,
9 nella seconda che è davanti con meno, e 6 è main. Quindi gli ultimi tre termini fanno parte di un quadrato, ma mi conviene mettere in evidenza il segno negativo, quindi questo lo riscrivo come un quarto meno m alla seconda meno 6mn più 9n alla seconda. M alla seconda è il quadrato di m, 9n alla seconda è il quadrato di 3n, e 6mn è il doppio prodotto tra 3n ed m, quindi questo termine è il quadrato di m meno 3n tutta la seconda. Un quarto è il quadrato di un mezzo, e di nuovo una differenza di quadrati. Quindi ho un mezzo più m meno 3n per un mezzo meno m meno 3n. Togliamo le quadre, lasciamo le tonde, un mezzo più m meno 3n dalla prima e un mezzo meno m più 3n dalla seconda. Attenzione, questo meno cambia segno a tutta la parentesi, per questo conviene sempre usare la parentesi dopo toglierla. Ok? Bene, direi che per oggi può bastare.